scritto un racconto perfetto, vabbè, è questo qua, si chiama L'ombra sul muro, che è così. Mi ricordo che quando ero piccolino a volte rimanevo a dormire a casa di mia nonna, quella là, nella stanza degli ospiti, in piedi sul letto, una gamba dopo l'altra, poi seduto a imbucare le braccia, entravo in un pigiama che la nonna teneva in un cassetto, solo per me, e mi infilavo tra le lenzuola rigide che odoravano di nuovo, perché di ospiti, a parte me, ogni tanto, mia nonna non ne aveva mai. Mi ricordo che per tanto tempo non riuscii a dormirci in quella camera degli ospiti. Il materasso era duro e mia nonna russava dall'altra parte del corridoio, ma non era per quello che rimanevo sveglio, con gli occhi stretti, fermo sul fianco a respirare appena, il più piano possibile. C'era un'ombra sul muro che mi faceva paura. Mia nonna teneva un lumino, una candela tozza e rossa, dentro una cupola di vetro smerigliato. Stava sotto l'immagine di una Madonna col cuore trafitto da una spada, ed era sempre accesa giorno e notte sul piano di un cassettone ai piedi del mio letto. L'ombra che si proiettava sul muro appena la luce del lampadario si spegneva e rimaneva soltanto quella sanguigna e tremolante del lumino era un'ombra strana, allungata, come piegata in avanti verso di me. Finiva in alto, quasi contro il soffitto, con due sporgenze arcuate e appuntite che nella mia fantasia di bambino erano le corna di un diavolo in agguato. Fermo nel buio, il diavolo mi guardava, ridendo a bocca aperta, e aspettava soltanto che mi muovessi per balzarmi addosso e farmi a pezzi. Ero terrorizzato. Una notte sentii mia nonna che si muoveva nel corridoio. Si era alzata per andare in bagno e aveva acceso la luce, cancellando per un attimo l'ombra del diavolo. Così mi feci coraggio e di slancio, ma piano piano, sussurrai: «Nonna, che c'è? Perché non dormi? C'è un'ombra che mi fa paura». «Un'ombra di che?» «Non lo so, un diavolo, credo». Mia nonna non disse niente, solo con un tono sospetto che non riuscì a capire. Spense la luce nel corridoio e l'ombra del diavolo tornò a disegnarsi minacciosa sul muro, ma non fece in tempo a chiudere gli occhi. La nonna mi prese sotto le ascelle, mi sfilò fuori dalle lenzuola e mentre sollevavo le gambe, stringendomi a lei per non perdere i calzoni del pigiama, mi portò sotto la luce del lumino. Avevo la testa schiacciata sul suo petto, e sentivo nelle orecchie il martellare impazzito di un cuore, e non ricordo se fosse il suo, che batteva per lo sforzo di tirarmi su così all'improvviso, o il mio, che batteva di paura. Però guardai e vidi che le corna che si allungavano sul muro non erano altro che l'ombra di Fra Martino, un cavatappi di legno a forma di frate, con un ricciolo di metallo che gli usciva un po' blasfemo dalla tonaca. Era così. E quella di un busto fermalibri di Dante, di metallo massiccio, che io chiamavo la zia, perché aveva lo stesso naso e lo stesso sguardo arcigno di mia zia Caterina. Tornai tra le lenzuola in un attimo e non ricordo più se fossi più sollevato perché il diavolo sul muro della stanza degli ospiti non c'era più o più arrabbiato con me stesso per aver avuto tanta paura di Fra Martino e della zia. L'unica cosa che ricordo è che appena toccai il cuscino chiusi gli occhi e che come chiusi gli occhi mi addormentai. Fu in quel momento e l'ombra si mosse. Io non me ne accorsi perché dormivo, ma l'ombra cornuta girò la testa e ridendo a bocca aperta mi guardò. Ecco, questa è la mia idea della paura. Grazie. Grazie a tutti.